Bella per tutti, saluti da Arpux e in questo video vedremo Dragstrip in scala Masterpiece, uno degli Stanticons che formano Menasor, nel confronto tra DX9 e X-Transbots. Lo scopo mio è dirvi tutte le caratteristiche e le differenze che riesco a trovare e cerco anche di dirvi quale può essere il migliore tra i due, sempre secondo me e secondo i miei criteri. Oggi vediamo Dragstrip. A sinistra avemo RDX9, D17 Giuliano o proprio Dragstrip, mentre a destra X-Transbots MX16 Overheat nella versione cartoon. Sono entrambi miei, finché non li rivendo. Se li volete vedere singolarmente, ci ho fatto le recensioni. Se non le trovate, allora significa che sono in programma. Entrambi hanno l'aspetto giusto da cartone animato e il personaggio è ben riconoscibile. RDX9 in generale è un po' squilibrato perché sembra troppo alto e magro, ha le gambe sproporzionate e le braccia non sono fatte bene come sculte. Anche l'X-Transbots c'ha un po' di problemi nelle braccia, che sono corte e con troppe linee di trasformazione che stanno pure un po' in giro dovunque. Però i suoi piedi sono migliori. Qui secondo me siamo in un pareggio, però a ribasso. L'altezza è una grossa differenza qua e va paragonata con Megatron, perché Megatron non si deve superare, ma dovremmo guardare pure i Carbot degli Autobot, e qui vi ho messo Prowl. Infatti, secondo alcuni, gli Stanticon dovrebbero essere alti come gli Autobot, secondo altri invece no. Il problema è che manca un riferimento ufficiale, diciamo, perché purtroppo nei disegni guida degli animatori, intendo quelli originali in bianco e nero della Sambo, mancano proprio gli Stanticon, e nel cartone animato, come sapete, le loro altezze variano anche all'interno di una stessa puntata. Quindi la questione altezza è a gusto e ricordo personale. Io all'inizio avevo scelto l'X-Transbots per l'altezza, ma poi ho cambiato idea e ho preso pure i DX9. Nel retro, secondo me, stravince il DX9. Infatti, quello della X-Transbots è un modello più vecchio, o meglio, figlio di una mentalità più vecchia in cui il retro non veniva considerato morto. E infatti si vede nell'X-Transbots che viene tutto in fuori ed è anche ingegnerizzato male, con dei pannelli lasciati un po' in sospeso, con buchi e parti di trasformazione lasciate in vista che non vanno bene. Invece il DX9 è super compatto, snello e pulito, praticamente zero backpack, anche se c'è qualche invito in mostra in giro, ma va bene. Devo dire, le braccia non sono il massimo, però la schiena e la parte inferiore delle gambe è stupenda. Sui colori qui siamo in un pareggio, direi. Entrambi hanno le parti oro fatte giuste ed il giallo fatto bene, anche se quello del DX9 è un po' più pastello opaco. Però sempre nel DX9, nella modalità veicolo, hanno dato una mano di lucido. Quindi pure qui direi un pareggio. L'X-Transbots ha delle articolazioni pessime, specie le braccia. Sono fatte male e sono troppo piccole, addirittura un braccio mi si è rotto praticamente da solo dentro la scatola. Per vedere sta cosa guardate la video recensione di Overheat, vi metto il link in descrizione. Le gambe invece vanno abbastanza bene e la posabilità è nella norma. Invece RDX9 ha articolazioni solide, della giusta grandezza, ben studiate e la posabilità è ottima. Quindi qui stravince RDX9 100-0 senza discussioni. Il confronto col cartone animato è buono per entrambi, il personaggio è ben rappresentato, quello della X-Transbots risulta più proporzionato come il cartone e coi dettagli ai posti giusti. Invece il DX9 c'ha qualche differenza nel busto con il motore, nelle ginocchia che non sono dorate e nei piedi. Nel retro vince il DX9, quindi direi un pareggio perché il vantaggio dell'X-Transbots viene compensato dal retro scadente. Per i materiali l'X-Transbots c'ha un po' di metallo tutto nelle gambe, mentre nel resto è plastica e nelle braccia c'è stata una plastica pessima che si è addirittura sbriciolata da sola col tempo, quindi ha già perso in partenza questo. Il DX9 non c'ha metallo, è tutto di plastica e sta plastica è ben diversa dall'altro, è più resistente e mi ricorda molto la plastica ottima degli Ocular Max, usata in Bruticus o in Defensor. Quindi pure qua, mega vittoria del DX9 senza discussioni, ma qua no 100-0, ma 100 a meno 100. La trasformazione dell'X-Transbots è complicata e fatta male perché ci stanno dei passaggi,
nelle braccia e nel muso della Formula 1, in cui bisogna far troppa forza, tenere in tensione addirittura quasi piegare certe parti mentre se ne spostano altre per incastrarle. E sta cosa è sbagliatissima. Sti pezzi devono sopportare una tensione troppo forte e se tiri o spingi nel modo sbagliato si rompe qualcosa di sicuro. La trasformazione dell'X9 invece è divertente, complicata al giusto nella parte delle gambe, ma dà soddisfazione perché ogni parte si incassa bene con le altre e ci stanno linguette e perni in incastro per ogni cosa. Quindi pure qui, vittoria netta del DX9. Per approfondire guardatevi qualche trasformazione da altri youtuber come Emgo, Mangmotion o Sweet Transform. In modalità veicolo ci stanno differenze meno rilevanti, stesso livello di pulizia e incisioni. Quello delle Strasbots è molto più dettagliato perché è un modellino che segue una mentalità dei falli più realistici, mentre l'X9 è più semplice e cartunesco, quindi figlio di una mentalità opposta. Ruote di gomma per tutti, e l'X9 è solidissimo e compatto, ma qui stavolta l'X-Strasbots si difende bene. Io qui darei un pareggio tutto sommato. Come dimensioni, se già avete notato qualcosa perché uno usciva fuori dalla piattaforma invece l'altro no, vediamo qui l'X-Strasbots rispetto al Carbot della Takara a Sunstreaker e notiamo che la grandezza è più o meno quella, sono simili. Invece qui il DX9, sempre con Sunstreaker, vediamo che è molto più grande, addirittura è grande come Optimus Prime. Il prezzo, parlando sempre di prezzi di store online, l'X-Strasbots viene sui 60-80 euro e il DX9 viene sui 60-70, quindi come prezzo stiamo sulla stessa fascia. A me degli accessori interessa poco, quindi non li ritengo importanti per il confronto, però ve li faccio vedere lo stesso. L'X-Strasbots ne ha proprio pochi, c'è una pistola e una faccia con un'altra espressione, e ovviamente il pilota. Poi abbiamo i soliti, cioè la carta delle statistiche e il libretto delle istruzioni. Il DX9 ancora di meno, c'è solo la pistola, il libretto e la carta. Allora, concludiamo il discorso. Le differenze principali stanno nell'altezza e nei materiali. Come avrete capito, secondo me il migliore tra i due è il DX9, perché è fatto meglio sotto praticamente tutti gli aspetti e in quelli più importanti, come i materiali e la solidità. E se ci aggiungiamo pure la questione dei Menasor e degli stunti con di gruppo, il DX9 guadagna altri punti, perché infatti vi ricordo che il Menasor dell'X-Strasbots è fatto male ed è molto costoso. Ma, se invece per voi le dimensioni sono importanti, rispetto ai Takara, allora tra i due il divario si riduce, perché vi ricordo che gli Strasbots sono alti come gli altri Carbot Autobot, invece i DX9 sono molto più alti. Però, quando si prendono in mano entrambi, ci si rende subito conto che il DX9 è il migliore, ti comunica più solidità e dà sensazioni migliori. È un piacere proprio tenerlo in mano, te vi è voglia di metterlo in posa, di trasformarlo, invece quell'altro manco per niente. Spero di essere stato d'aiuto a qualcuno nel fare una scelta tra i due in base a quali caratteristiche per voi sono più o meno importanti. Vi ricordo inoltre che non mi baso su foto ma su sti modellini che ho in mano e che altri magari potrebbero essere un po' diversi nel bene e nel male. Grazie a tutti per aver guardato e dai alla prossima!